di economia, ne leggevo 3-4 perché ero un po' uno che sono divertissimo. Ma avevo bisogno di recuperare e quindi ho attraversato nel primo periodo tutto quello che si chiamava la letteratura mitteleuropea, scoprendo dei geni incredibili che mi hanno conquistato fortemente. Quando ho messo da parte questa fase, diciamo, all'inizio del 72, ho cominciato nel 71 anche a leggere i mistici indiani, che sono stati la mia base, e non mi sono mai pentito, perché a poco poi ho studiato il sufismo, sono entrato nel mondo di Gurdjieff, di questo sistema anche molto interessante, e poi i tibetani, insomma, mi sono abbeverato a tutte le fonti. Ancora oggi ho una sete insaziabile di imparare, non è che è finita qui, no? Allora dico questo, ognuno di noi ha possibilità di tutti i tipi. E vi giuro che è così. Ho iniziato a dipingere perché non accettavo questo handicap che avevo, ma era così forte da farmi vergognare. A scuola avevo sempre uno e mezzo quando miglioravo qualche cosa. Allora facevo un bicchiere, cercavo di fare un bicchiere, qualcuno diceva che cos'è un pappagallo, cioè, non corrispondeva mai, no? Infatti che non ero capace. Vedevo una bottiglia e diventava altro nelle mie mani, no? Qualcosa nel cervello probabilmente si interrompeva. Dopo 2 anni di sofferenza totale, perché non è che sono andato da un maestro ed è sempre così, mi insegna, in effetti poi un pittore inglese che mi mandava sempre le cartoline, diceva, questo chi è? Spencer Hodge si chiama, no? Che faceva animali, sai che in inglese un elefante sembrava che uscisse dalla terra, no? Lui un giorno mi ha insegnato una cosa da tecnica che sono rimasto all'invito per come avrei potuto accelerare in questo corso. Però invece ci sono arrivato da solo, per cui dicevo gli occhi a che distanza stanno, ma se uno li aspetta da tornare. Dopo 2 anni dico di dipingere, di dipingere, l'orgasmo l'ho avuto realmente, no? Quando ho fatto un Verdition con 4 linee. 4 linee. È stata una sensazione insuperabile. Mi ero sfocato. Allora, da migliaia e miliardi di anni, devo dire, tutti dicono, dentro di noi c'è l'universo. Il Kibalion, qualcuno di voi lo conosce, questo grandioso libro che è uscito nel 1900, ha immagine e somiglianza di Hermetrius Megisto. Allora, quando tu capisci che abbiamo una mente che crea, questo universo è creato dalla nostra mente, mica che viene così, non viene dal nulla, siamo noi che l'abbiamo creato. Allora, tu sei un cretino, hai scelto di fare il cretino, perché nessuno te l'ha detto di fare. Se lo sei è perché lo fai, se sei un delinquente è perché tu sei un delinquente, hai voglia di rubare. Va bene, lo capiamo, ti mettiamo in galera, però così dovrebbe essere anche un insegnamento. Allora, dentro di noi ci sono delle possibilità incredibili. Oggi la nuova fisica quantistica è qualcosa di pazzesco. Non è più come quella tradizionale, gnocca e ottusa, come erano quelle. Una volta che ho parlato con una fisica americana, però era molto spiritosa, quindi... E lei diceva, noi non possiamo credere a quello che tu mi dici, perché dobbiamo sperimentarlo. E io dicevo, ma senti, ti perdi molto, cioè se tu hai questa idea della fisica e non sei in grado di entrare nel pensiero di un individuo, nel cervello di un individuo e leggere i pensieri, che scienza è questa qui? Se no è una cosa come spostare un bicchiere, no? Hai bisogno di vedere l'azione fisica, no? Allora, anni fa uno del Vaticano mi ha chiesto di scrivere un saggio